quest'anno all'ASCO non ci sono state grandissime novità nei tumori polmonari, ma alcuni lavori sono secondo me particolarmente interessanti. In particolare ci sono due abstract che sono stati presentati oggi come poster, che direi danno dei risultati che meritano di essere discussi. Il primo è il CheckMate 227, che è uno studio che conosciamo bene, uno studio molto particolare come disegno, perché erano due coorti di pazienti, che coorti separate sulla base dell'espressione di PD-L1, che venivano trattati ognuno con tre bracci diversi di trattamento, tra cui la combinazione di un anti-CTLA-4, ipilimumab, associato a un anti-PD-1, il nivolumab, confrontato con la chemioterapia. Conosciamo già i risultati di questo studio. Qui c'è un vantaggio significativo in sopravvivenza a favore di ipinivo rispetto alla chemioterapia, sia nei PD-L1 positivi che nei PD-L1 negativi. E quest'anno all'ASCO è stato presentato l'update a 5 anni, in cui abbiamo l'evidenza che un 24% di pazienti nel gruppo di PD-L1 maggiore di 1% erano vivi a 5 anni, contro un 19% di pazienti che erano vivi nel gruppo con PD-L1 minore dell'1%. Quindi direi un dato importante, intorno al 20% complessivamente di pazienti che sono vivi a 5 anni facendo un trattamento senza chemioterapia, quindi con una doppia immunoterapia. Tenuto conto del fatto che nei PD-L1 negativi la percentuale di pazienti vivi con la sola chemioterapia era del 7% contro il 14% nei PD-L1 maggiore di 1% sempre con la chemioterapia. Quindi direi un dato che si conferma, un dato importante, e anche un altro aspetto direi interessante è che 2/3 dei pazienti che hanno avuto, che erano vivi quindi a 5 anni, sono stati pazienti che non hanno ricevuto nessun altro trattamento. Questo significa che questo beneficio è un beneficio che perdura nel tempo. Per quanto riguarda la safety, quindi la tollerabilità, non ci sono segnali nuovi, cioè quelli che erano i dati che conoscevamo si confermano, quindi è un regime molto ben tollerato. L'altro lavoro che è stato presentato, di nuovo uno studio che conosciamo bene, è il CheckMate 9LA, e che per noi, diciamo, in Italia ci interessa ancora di più, perché noi oggi possiamo utilizzare nella nostra pratica clinica la combinazione di chemioterapia associata a ipilimumab e nivolumab. Questa combinazione la conosciamo già grazie ai risultati pubblicati, che ha dato un beneficio significativo in sopravvivenza a favore della quadripletta, quindi chemioterapia più ipilimumab più nivolumab, rispetto alla sola chemioterapia come trattamento di prima linea nel tumore polmonare in una piccola cellula in stadio avanzato. All'ASCO sono stati presentati i risultati a 3 anni, quindi l'update a 3 anni sulla sopravvivenza. E anche qui il risultato direi è particolarmente interessante, perché abbiamo un 27% di pazienti che sono vivi a 3 anni nel braccio di chemioimmunoterapia contro un 19% nel braccio di sola chemioterapia. È interessante vedere, non ve lo posso far vedere ovviamente, le curve che intanto si separano dall'inizio, questo l'avevamo già visto nei dati che erano già stati pubblicati, ma poi questo beneficio si sta mantenendo costante nel tempo, quindi le curve rimangono molto separate, e può essere che siamo arrivati ad un plateau, quindi sarà anche importante, come è avvenuto per il 227, vedere poi l'update. Oggi siamo a 3 anni, l'update a 5 anni, per vedere quale sarà la percentuale di pazienti vivi e quindi quelli che hanno avuto realmente un grosso beneficio dalla combinazione di chemioimmuno. Questa combinazione inizialmente aveva lasciato qualche perplessità per quanto poteva essere problemi ipotetici di tossicità, poi in realtà si è visto che questa è una combinazione molto ben tollerata, anche perché la quadripletta, cioè la doppietta di chemio con ipi e nivo, viene fatta solo al primo ciclo, perché poi al secondo ciclo l'ipilimumab si fa ogni 6 settimane, quindi non viene fatto, e poi dal terzo ciclo in poi non si fa più la chemioterapia, quindi si elimina la doppietta, e quindi di fatto si passa da 4 farmaci a 3 farmaci, a 2 farmaci e 1 farmaco nei primi 4 cicli, e poi dopo si va avanti alternando ipilimumab nivolumab verso solo nivolumab. E tutto questo ha minimizzato moltissimo la tossicità, tanto è vero che non ci sono nuovi segnali che riguardano la tossicità nell'update che è stato fatto. Quindi io direi oggi abbiamo visto all'ASCO due lavori
molto importanti, CheckMate 227 con l'update a 5 anni che conferma il beneficio della combinazione indipendentemente da PD-L1 e il 227 e il 9LA, dove tra l'altro ci sono anche dei dati che riguardano le mutazioni, in particolare di KRAS, di STK11 e P53, che non evidenziano praticamente nessun impatto, diciamo, la presenza di questa mutazione. Non c'è il vantaggio che noi abbiamo con la chemio immuno rispetto alla chemio, si mantiene indipendentemente dal tipo di mutazione.